Ovviamente vorrei manifestare il mio apprezzamento per l'attività congiunta svolta insieme ai suoi ottimi collaboratori e, come appunto il dottor Zito evidenziava, è stato un risultato corale, mi permetto di evidenziare, dal risultato non scontato. Ricordo che io sono arrivato da poche settimane, la sequenza di furti di motori marini in Ariano Empolese, nel Porto Tolle, Scardovari e poi si è scoperto anche in altre località e siti del nord centro Italia, aveva creato un vero e proprio allarme sociale, poiché la contingenza economica sfavorevole e quindi le conseguenti ripercussioni legate a questi fenomeni criminali avevano determinato anche una serie di agitazioni di cui anche gli stessi organi di stampa avevano giustamente dato enfasi. Da subito, come il dottor Zito ha evidenziato, si è capito che avevamo di fronte degli specialisti. Perché? Perché i furti erano plurimi, avvenivano in contestualità e durante una nottata la sottrazione concomitante di più oggetti attraverso appunto procedure sicuramente a volte spartane ma non semplici, quindi occorreva una certa manualità, faceva presagire un'organizzazione di più soggetti che interagivano tra di loro. Dai controlli operati da questi personaggi nel momento in cui sono entrati nella nostra lente di ingrandimento è capitato di trovare a bordo delle loro autovetture delle tute da sub, quindi loro in inverno a temperature che sembrerebbero davvero improponibili per l'essere umano, riuscivano ore e ore a rimanere appiattati lungo magari degli scogli in attesa che si creassero le condizioni ambientali per poter procedere. In questo senso abbiamo avuto decine di furti che hanno interessato sia appunto la nostra zona, il delta in prevalenza, ma anche località come l'area rivieresca, insomma, del Friuli Venezia Giulia, la Versilia, con alcuni spostamenti anche lungo il versante ligure. Le indagini, come l'altra volta era stato già in qualche modo accennato, si sono basate su un'osmosi tra attività tecnica e pedinamenti tradizionali. Tenga presente che sono soggetti che avevano altissima mobilità, avevano poi come punti focali di riferimento sia la città di Bologna e Milano come snodo e quindi come punto focale per lo smistamento. Avevano un canale diretto con l'estero, quindi un vero e proprio gruppo criminale, per cui il pubblico ministero è arrivato appunto, oltre alla contestazione dei furti pluriaggravati in sequenza, anche a contestare il 416. Dottoressa Do ha contestato, quindi con imputazione il pubblico ministero, abbiamo anche l'associazione a delinquere. Per quanto riguarda l'esecuzione, 5 erano già in custodia cautelare, ma come diceva il capo della mobile, per un ambito specifico, il fermo per malanno lavorare con contestuale restituzione dei motori marini. Gli addebiti però sono molteplici, sono addebiti che infatti ricadono in diversi capi di imputazione. Nella nota stampa congiunta che vi abbiamo mandato sono stati evidenziati anche alcuni passaggi molto duri da parte del GIP, il dottor Negri, che appunto parla di un gruppo spregiudicato, di un gruppo che ha un'alta indole a delinquere. Quindi questo fa capire che di fronte non avevamo persone che improvvisavano azioni criminali, ma avevano sicuramente un'organizzazione molto più complessa. Abbiamo